Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi abbiamo i fascicoli numero 46, 47 e 48 Ricostruisci la leggendaria Lamborghini Miura. Ma prima di iniziare, se volete supportare il canale, iscrivetevi e attivate la campanella. Nei fascicoli di oggi abbiamo l'esperienza in Formula 1. Poi l'omaggio delle 1000 miglia. Infine le istruzioni. Nel fascicolo numero invece 47 si parla di Ubaldo Sgarzi, sempre sulla Breccia. Poi abbiamo la Countach di Benedict Radcliffe e poi le istruzioni. Infine, nel fascicolo numero 48 si parla del il motore Lamborghini per la Formula 1. Poi abbiamo i 50 anni di Espada e Isleru. E poi infine nuovamente le istruzioni. Adesso passiamo ai pezzi in allegato con questi fascicoli. I pezzi in allegato con questi fascicoli sono il piantone dello sterzo, che è questo pezzo qui. Ed è in metallo. Poi abbiamo la copertura superiore del piantone, questa invece è in plastica. Poi abbiamo una molla. Poi la leva a frecce e clacson. Poi abbiamo anche la copertura inferiore del piantone. Il cablaggio dell'interruttore frecce. Poi abbiamo anche il cablaggio LED del cruscotto. E poi il cablaggio per attivare il suono del clacson. Abbiamo le cornici del vetro destro e sinistro, degli sportelli destro e sinistro, appunto. E poi abbiamo il cielo dell'auto, che è in plastica. Questo pezzo, sinceramente, potevano farlo meglio. E infine abbiamo la console interruttori. E poi le viti B, D e H. Ed ecco il pezzo forte di oggi, ossia la parte centrale della carrozzeria. È in metallo e sembra ben fatta. Questo è davvero un bel pezzo.
Adesso passiamo al montaggio. Ragazzi, mentre montavo i componenti del piantone dello sterzo, mi si è rotto il cablaggio interruttore frecce. Sono riuscito alla fine a montare il piantone dello sterzo. Ho dovuto saldare con il saldatore a stagno quell'interruttore che si era staccato. Adesso assemblerò il piantone dello sterzo al cruscotto. Ed ecco terminata questa sessione di montaggio. Ecco come si presenta il cielo della Lamborghini Miura. E come si presenta il cruscotto una volta montato il piantone dello sterzo. Per questo video è tutto. Se vi è piaciuto lasciate like e un commento. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ciao!